Inaugurata giovedì mattina ad Ancona la Criobanca Marche Biobank, un progetto finanziato dalla Regione Marche e da un partenariato di università e aziende del nostro territorio, fondamentale traguardo nel campo della medicina personalizzata e della ricerca collaborativa, in grado di aprire nuove prospettive per il progresso scientifico della nostra regione. Accolto nella sala Maria Montessori del Polo Murri del Distaccamento di Medicina dell'Università Politecnica delle Marche, l'evento ha riunito una prestigiosa gamma di personalità accademiche, esperti del settore sanitario e rappresentanti istituzionali e delle associazioni dei pazienti e professionisti. Prezioso strumento per la conservazione e la gestione di campioni biologici, la biobanca verrà utilizzata per approfondire le conoscenze nel campo della medicina personalizzata, sviluppare nuovi trattamenti e terapie innovative e favorire presso le università coinvolte lo sviluppo del laboratorio diffuso e la caratterizzazione dei campioni biologici raccolti per la ricerca, lo sviluppo, l'innovazione, il trasferimento tecnologico e la formazione. L'inaugurazione del progetto Marche Biobank, quale rilevanza riveste questa innovazione per la medicina regionale? Beh, intanto è un progetto che ha messo insieme per la prima volta 3 università della nostra regione e 10 aziende. Hanno lavorato insieme per 3 anni e in questo momento stanno inaugurando questa criobanca. Non è solo questo, perché questo progetto continuerà, anche se è finito formalmente, sarà realizzata un coordinamento tra i partecipanti e che la nostra regione avrà a disposizione 3 laboratori diffusi ad alta tecnologia che non esistevano prima del progetto e inoltre una criobanca come repository di tutti i campioni biologici. Una criobanca specifica per malattie rare. Malattie rare, malattie oncologiche, ma anche malattie ad elevato medical need. Malattie della nostra società sono il diabete, sono l'osteoporosi, quindi anche queste saranno interessate dai progetti di ricerca in corso. In cosa consiste questo progetto della Marche Biobank? Questo progetto consiste nell'istituzione di una biobanca, che sarebbe una banca per campioni biologici, che fondamentalmente può accogliere in una maniera controllata, anonimizzata e con temperature controllate campioni biologici provenienti da malati con malattie rare, croniche, ad elevato fabbisogno di cura. La biobanca praticamente è composta da una criobanca, una sala appunto criobiologica, dove ci sono dei contenitori con temperature fino a meno 185 gradi, in cui questi campioni di tessuto possono essere conservati per anni, e a questa biobanca si associano dei laboratori che sono presenti nell'ambito delle università marchigiane, Politecnica Marche, Urbino e Camerino, dove questi campioni potranno poi essere analizzati con apparecchiature molto sofisticate che potranno dare un dettaglio di questi campioni come non si è mai avuto in precedenza. Quindi questa biobanca permette di poter fare ricerca applicata su malati con malattie particolari ancora prive di cura, e questa biobanca permette appunto alle Marche di entrare in un circuito scientifico nazionale ed internazionale. Un progetto iniziato nel 2020 che vede oggi finalmente la luce. Esatto, per la verità è iniziato nel 2019, ovviamente ha avuto dei ritardi perché siamo passati attraverso lo tsunami della pandemia, ma finalmente pur con i ritardi siamo riusciti a vedere la luce di questa infrastruttura che di fatto viene inaugurata oggi. Ovviamente questo ci permetterà di lavorare per anni con progettualità condivise sia a livello regionale che a livello nazionale. Infatti grazie a questa biobanca siamo già entrati a far parte di un partenariato esteso italiano nell'ambito dei progetti del PNRR sulla medicina di precisione. Progetto che sottolinea l'importanza di rafforzare la capacità di ricerca e innovazione della nostra regione. Sì, è un progetto finanziato dalla Regione Marche che mette insieme tutti i network pubblici, le università, le aziende farmaceutiche e poi naturalmente interviene per far sì che si crei e si realizzi un percorso per garantire che tutte queste tecnologie e la ricerca stessa sia indirizzata prevalentemente per la cura di patologie che possono essere curate con queste moderne tecnologie. Un progetto importante quello della Biobank, finanziato in gran parte dalla Regione. Sì, è un progetto che rientra in una strategia che la Regione ha attivato rispetto a 4 piattaforme di ricerca, coinvolgendo
imprese ma anche le università marchigiane. In questo caso l'importante, diciamo, argomento è quello proprio della salute e in modo specifico un luogo dove conservare delle campioncini biologici proprio per fare ricerca. Sulla ricerca la Regione Marche sta investendo tantissimo, è un bando ormai aperto di circa 45 milioni a favore delle imprese che fanno ricerca e innovazione del prodotto. Considerate che è il bando mai diciamo come risorse messo a disposizione del territorio proprio con una cifra così importante. Ci saranno altre opportunità sia per le imprese sia per tutti coloro che vogliono fare ricerca, perché proprio da qui si parte per dare anche una spinta alla produttività della Regione Marche, che vede in modo specifico la farmaceutica come veramente uno dei settori trainanti soprattutto per l'export. L'importanza delle sinergie coinvolte in questo progetto, aziende e istituzioni pubbliche. Sì, anche questo è un altro aspetto fondamentale, il fatto di una collaborazione pubblico-privato, pubblico anche attraverso vari assessorati che riguardano la regione e privato, in questo caso l'università, e le università tra loro, anche i vari atenei. È fondamentale perché soprattutto unire diverse competenze e diversi strumenti ti portano, diciamo, in maniera più facile e dritti verso l'obiettivo che si vuole raggiungere.